doveva essere o un lunedì o un giovedì, quel giorno. Perché in questi 2 giorni sia i farisei che i discepoli di Giovanni digiunavano a ricordo della consegna, della salita sul monte, della discesa dal monte di Mosè con la legge del Signore. Per sé, la Bibbia non prevede se non un solo giorno di digiuno, il giorno di Yom Kippur, il giorno della grande espiazione, dove tutto il popolo deve digiunare una sola volta all'anno. I farisei invece, che pretendevano di accelerare la venuta del regno di Dio praticando quelle cose riservate ai sacerdoti, avevano esteso questa mortificazione a 2 giorni l'anno. E proprio in questo giorno Gesù decide di sedersi a mensa, di mangiare e di mangiare con i peccatori. Il pranzo accomuna Gesù con i suoi commensali. Condividere il pane, condividere la mensa, significa condividere la vita. Condividere l'amicizia, anche in italiano, quando vogliamo prendere le distanze da qualcuno, che cosa diciamo? Abbiamo mai mangiato insieme io e te? Per dire, non siamo intimi. Mangiare insieme vuol dire essere intimi. Allora, mentre il pranzo accomuna Gesù con i pubblicani, i peccatori pubblici e i peccatori, il digiuno accomunava i discepoli di Giovanni e i farisei. Per loro il digiuno era un segno distintivo della vita religiosa. Gesù rovescia ancora una volta la situazione. Alla domanda: per quale motivo i tuoi discepoli non digiunano? Gesù fa capire che non è una questione di volontà, ma una questione di opportunità. I suoi discepoli non digiunano perché non vogliono, ma perché non possono farlo. Il digiuno nelle culture antiche era ovviamente un segno di lutto. Era l'espressione visibile con cui in qualche modo i parenti partecipavano alla morte del defunto con la loro mortificazione. Privarsi del cibo in qualche modo significa avvicinarsi allo stato di morte. Digiunare per molto tempo conduce ovviamente alla morte. Ma Gesù, che è la pienezza della vita, che non può concepire un rapporto con lui simile a quello del lutto, esclude categoricamente qualsiasi forma di mortificazione. Vedete, in passato, proprio i primi versetti del Vangelo di Marco, le prime parole che Gesù pronuncia, convertitevi e credete al Vangelo, questa conversione veniva tradotta con fate penitenza, cioè mortificatevi, fate penitenza e credete al Vangelo. Ma Gesù non dice questo. La metanoia, la conversione di cui sempre parla Gesù, è un cambiamento di mentalità in favore degli altri. La conversione non è più, come l'Antico Testamento, ritornare a Dio, ma la conversione è cambiare mentalità per guardare con un'ottica diversa gli altri, gli uomini, i fratelli. La conversione è rivolta agli uomini. Quindi Gesù è questa pienezza che quindi esclude categoricamente qualsiasi
qualunque limitazione del cristiano. Nella comunità cristiana, cioè, la certezza di essere perdonati, la certezza di essere amati da Gesù, escludono ogni motivo di tristezza. E con questo escludono ogni manifestazione di questa tristezza, come potrebbe essere il digiuno. Poi Gesù continua con un'affermazione che ci introduce direttamente nel tema di questo incontro.